Ben trovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG di TV City. Oggi 14 ottobre apriamo questa edizione del nostro telegiornale rivivendo le emozioni di 3 anni fa, quando Papa Francesco proclamò santo il parroco torrese Vincenzo Romano. Vi riproponiamo anche un estratto del documentario realizzato da TV City. Poi, la cronaca, tentata rapina aggravata, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, 10 persone sono finite in manette nel quartiere di Secondigliano. Il consueto aggiornamento sui contagi, lieve aumento dei casi a Torre Annunziata, stabile invece il quadro a Torre del Greco. In chiusura parliamo di teatro con il progetto pensato per il sociale di Officina Artistica, li abbiamo ascoltati ai nostri microfoni. Questo ed altro, guardiamo i servizi. Parlano i cuori. A distanza di 3 anni dalla canonizzazione di San Vincenzo Romano, riviviamo le emozioni del 14 ottobre 2018, quando in una piazza San Pietro gremita di fedeli giunti da ogni parte del mondo, Papa Francesco proclamava santo il parroco torrese Vincenzo Romano. Insieme a Paolo VI, Oscar Romero, Francesco Spinelli, Maria Caterina Casper, Nazaria di Santa Teresa di Gesù e Nunzio Sulprizio. Dichiariamo e definiamo santi beati Paolo VI, Oscar Arnulfo Romero, Francesco Spinelli, Vincenzo Romano, Maria Caterina Casper, Nazaria Ignazia di Santa Teresa di Gesù e Nunzio Sulprizio. E gli iscriviamo nell'albo dei santi e stabiliamo che in tutta la Chiesa essi siano devotamente onorati tra i santi. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Tutti questi santi in diversi contesti hanno tradotto con la vita la parola di oggi, senza tiepidezza, senza calcoli, con l'ardore di rischiare e di lasciare le parole del Pontefice nell'omelia di quel giorno. Una data che resterà indelebile nella memoria e nel cuore dei cittadini torresi. Vi riproponiamo un estratto del documentario di TV City, dedicato a San Vincenzo Romano, voluto dall'emittente di Torre del Greco per far conoscere e rendere testimonianza della vita e della figura del parroco santo. Racchiuse le testimonianze, i miracoli, gli aneddoti sulla ricostruzione della chiesa dopo la terribile eruzione del 1794, fino all'evento tanto atteso della canonizzazione. Io mi immergerò sulla vostra parola, come Pietro, io mi getto in questo mare. Io sono l'asinello sotto di voi. Voi tiratemi, voi guidatemi, voi istruitemi, voi portatemi. E questo dice la sua dimensione spirituale. Avvertiva il peso davanti a un compito così arduo per la salvezza delle anime, la salvezza della sua gente. Dal 1895 il beato si chiamava Venerabile, Venerabile Vincenzo Romano, che è stato venerabile fino al 17 novembre 63, quando è diventato beato. Poi è rimasto beato dal 17 novembre 63 al 14 ottobre 2018, quando è diventato santo. Mi davo i pizzichi vicino alla mano per dire: ma sto sognando o è vero?
Giosuè Lombardo lo vide, che stava ascoltando la messa, e riferì a Don Onofrio Langella: Don Onofrio, ma quello non è Raimondo? Dice: sì, Giosuè, è Raimondo, e quello non stava morendo 2 giorni fa. Dice: ma lui c'ha il beato che lo protegge. Da lì è cominciato il miglioramento. Erano continui di Bergara, abbiamo cresciuto con questo beato da piccole. Allora per noi non è un santo, è una persona di famiglia. Di Vincenzo Romano, il profumo di santità di quest'uomo e di questo prete, di questo torrese, è uno dei momenti spirituali più alti affinché noi possiamo avere una vita di fede più pura, più matura, più incarnata, come l'ha incarnata lui con la gente di Torre dopo l'eruzione del Vesuvio, dopo che ha aiutato il processo anche di ricostruzione della sua città, dopo che cioè ha dimostrato che il Vangelo diventa carne della gente, la sua vicinanza ai marittimi, ai marinai, ai corallari. Ogni torrese ha il mare in casa e San Vincenzo del Mare. Meraviglioso avere un santo nella nostra città. È un esempio di fede e di forza, soprattutto in questo periodo storico molto difficile per noi. Una cosa bella per noi torresi è avere un santo, perché non è da tutti avere un santo nella propria città. Per noi è una grande gioia, è un grande onore ed è veramente una grande festa. Questo momento lo stavamo aspettando da 60 anni e per noi è una cosa bellissima, è in festa Torre del Greco. Mi sono fatti tutti i filmini, li farò vedere ai miei figli. L'umiltà di questo parroco deve essere di esempio a tutti i giovani. È un'emozione grande perché il beato, che noi comunque, anche se adesso è santo, lo consideriamo il nostro beato, lo sentiamo molto vicino a noi, cittadini di Torre, è veramente una figura che, nonostante siano passate anche dei secoli, i nostri genitori, i nonni ci tramandano questa fede e devozione. Io sono particolarmente legata perché in passato è stato vicino in momenti difficili e mi ha risposto. Una bella emozione, quella che non avevo mai provato in vita mia, perché questa è un'occasione più unica che rara. Io in verità sono stato particolarmente fortunato, perché avevo da qualche secondo imboccato il colonnato e sono stato accolto dall'inno, è stata una cosa commoventissima. Adesso praticamente tocca a noi come cittadini far sì che, con l'aiuto di Vincenzo Romano, San Vincenzo Romano, il santo dei parroci, la nostra città, la nostra benamata Torre del Greco deve risorgere. Nella mattinata odierna la squadra mobile di Napoli ha dato esecuzione ad un'ordinanza applicativa di misura cautelare coercitiva emessa dal GIP presso il Tribunale di Napoli nei confronti di 10 soggetti di origine napoletana, di età compresa tra i 26 e i 67 anni, gravemente indiziati di tentata rapina aggravata, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. Il provvedimento compendia gli esiti di un'articolata attività investigativa svolta dalla Polizia di Stato e coordinata dalla Procura di Napoli su 2 individui che nel quartiere Secondigliano, a bordo di uno scooter, tentavano di rapinare una donna del proprio orologio Rolex. Le indagini hanno consentito inoltre di raccogliere indizi sull'esistenza di 2 diversi gruppi, operativi prevalentemente nelle zone di Cappella a Ponte Nuovo, Case Nuove e Gianturco, dediti alla vendita al dettaglio di diverse tipologie di sostanze stupefacenti, e hanno consentito agli investigatori di arrestare in flagranza di reato alcuni dei pusher e sequestrare diversi quantitativi di droga.
lieve aumento dei contagi nei comuni del Vesuviano. A Torre Annunziata si registrano infatti 10 nuovi casi di contagio da Covid-19 a fronte di 71 tamponi processati, con l'indice di positività che si attesta al 14,08%. Non si registrano guarigioni. Sono 37 i cittadini attualmente positivi. Le dosi di vaccino somministrate sino ad ora sono 50.988, sono 4.642 le persone che hanno contratto il coronavirus a Torre Annunziata dall'inizio dell'emergenza sanitaria, di cui 4.511 guarite e 94 decedute. Stabile invece il bilancio a Torre del Greco, secondo l'ultimo bollettino si registrano 3 nuove guarigioni, certificati anche 3 nuovi casi di positività al Covid-19. Attestato inoltre il passaggio di un soggetto positivo dall'isolamento domiciliare al regime ospedaliero. Muta così il bilancio della 557esima giornata consecutiva di attività del COC. Totale ospedalizzati 13, totale in isolamento domiciliare 91, totale guariti dal Covid 6.750, totale decessi 176. Silvio Fornacetti, parte un progetto teatrale, un teatro pensato per i ragazzi, un teatro pensato per il sociale. Parte Officina Artistica, un progetto che nasce da me e Diego Sommaripa, che abbiamo proposto subito al Teatro Buon Consiglio, che ci ha accolto, e al Santuario del Buon Consiglio, che poi ospita il teatro. È un luogo, un ambiente, dove arte e educazione si fondono, dove i ragazzi impareranno e conosceranno tutto quello che è l'ambito artistico: scrittura creativa, canto, movimento scenico, dizione, recitazione cinematografica e teatrale, e faranno anche qualche piccola esperienza di set, di compagnia. Cercheremo di metterli a proprio agio. La cosa che ci teniamo a sottolineare subito è che questo progetto è pensato in primis per i ragazzi disagiati, quelli che sono spesso dimenticati. Noi li accogliamo in questa officina, e poi a tutti i ragazzi che dai 5 fino ai 99 anni possono fare teatro e quindi possono partecipare ai nostri percorsi. Progetto dunque pensato per il sociale, quindi questi ragazzi potranno accedere a queste lezioni, a questi corsi gratuitamente. Sì, i ragazzi disagiati saranno i nostri principali interlocutori, e poi ci sarà una quota mensile per gli altri, insomma, che invece potranno permettersi di pagare questa quota. Per essere appunto sociale va sostenuto e quindi va anche incentivato ed aiutato da chi può permetterselo. Quando partiranno questi laboratori? Il 18 ottobre alle ore 18 ci sarà l'Open Day, dove presenteremo tutta la squadra di docenti, che sono 8, e parleremo e presenteremo il tutto e ci conosceremo. Da lì poi, in accordo con i partecipanti, inizieranno i vari laboratori, i primi gratuiti, proprio per capire se i ragazzi sono interessati a partecipare all'officina, e poi di lì un work in progress pian piano. Nel gruppo dei docenti, Giovanni Meola, come si insegna il teatro ai ragazzi? Il teatro è un rituale, fondamentalmente, quindi noi cercheremo di trascinare i ragazzi che verranno alla nostra scuola, cercheremo di far vivere appieno questo rituale in tutte le sue sfaccettature, tramite chiaramente tutte le materie tecniche che andremo ad insegnare a questi ragazzi, fondamentalmente. Io in particolare mi occuperò prevalentemente della dizione, della lettura espressiva, della recitazione teatrale, anche del movimento scenico, materie tecniche che cercheremo di far confluire e cercheremo di rendere fruibili a tutti i ragazzi, sia che vogliano fare questo mestiere nella vita, sia che non lo vogliano fare, insomma. Il tutto nasce naturalmente con la direzione artistica di Salvatore Pinto. Esattamente, diciamo che da un po' di tempo a questa parte io c'ho la direzione artistica del Teatro del Buon Consiglio. Dal 2019, dopo 3 mesi, col Covid ci ha bloccati, però io mi ero promesso di ripartire subito dopo, qualora fosse possibile ripartire. E quindi, ringraziando in primis il rettore del santuario, che è Don Ciro Sorrentino, e il parroco Don Roberto Granatino, per la fiducia datami e per la possibilità di fare e creare, abbiamo avuto questa bella idea. L'amico Silvio Fornacetti mi ha lanciato questa bella idea, che ho accolto subito a braccia aperte, perché anche a me
in prima persona il teatro ha aiutato tantissimo nel sociale, nel crescere, nell'aprire la mente. Quindi perché non fare una casa del teatro, una casa per bambini, per adulti che vogliono approntare questo discorso teatrale? L'obiettivo di questo progetto è formare nuovi talenti, ma ricordiamo che questo territorio ha già tantissimi talenti. Tantissimi talenti. Torre del Greco pullula di cultura, pullula di compagnie teatrali, fortunatamente. E quindi perché non ne creare altri? Dai 5 anni in su magari talenti e non possono affrontare questo discorso e capire che vogliono fare questo nella vita, sia da professionisti sia da amatoriale, come lo faccio anch'io da 18 anni ormai, ed è una cosa bellissima perché è una passione che ti travolge. Quindi concluderei con una frase celebre del grande drammaturgo Edoardo De Filippo: fare teatro significa vivere sul serio quelli che gli altri nella vita recitano male. Con questa notizia si chiude oggi questa edizione del nostro TG. Vi ricordo che per info e segnalazioni potete inviare una mail alla nostra redazione all'indirizzo redazione@tvcity.it o chiamare al numero 340 6561 484. Con questo è veramente tutto, arrivederci a domani.